Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Medio Oriente, salgono le vittime, Netanyahu, l'operazione a Gaza va avanti. Decreto della pubblica amministrazione, stop a quota 96, sbloccava 4.000 pensionamenti nella scuola. Immigrati, naufragio nel canale di Sicilia, muoiono una donna e un bambino. L'operazione a Gaza continua, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, aggiungendo che i raid non cesseranno fino a quando non verrà ristabilito un quadro di sicurezza a lungo termine per i cittadini israeliani. Intanto continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Oggi una bimba palestinese di 8 anni è rimasta uccisa in un raid aereo che ha colpito una casa nel campo rifugiati di Al-Shati, mentre due israeliani sono morti in un attacco terroristico a Gerusalemme. Via libera della Commissione Affari Costituzionali del Senato agli emendamenti del governo sul DL Pubblica Amministrazione che rivede i limiti d'età per il pensionamento d'ufficio. Cancellato il tetto di 68 anni inserito per professori e medici. Salta anche la possibilità di andare in pensione per i cosiddetti quota 96, circa 4.000 lavoratori della scuola. Con 61 anni di età e 35 di contributi o 60 anni di età e 36 di contributi rimasti imbrigliati nelle maglie della riforma Fornero. Un bambino di 10 anni e una donna tra i 30 e i 40 sono le vittime dell'ennesimo naufragio avvenuto nel canale di Sicilia, a 50 miglia a nord delle coste libiche. I loro corpi sono stati recuperati insieme agli oltre 260 superstiti e trasferiti a bordo del pattugliatore Peluso a Porto Empedocle. Sui cadaveri sarà effettuata l'autopsia. Un siero top secret sarebbe stato usato per salvare la vita dei due medici americani Kenneth Brantley e Nancy Ridwell, contagiati dal virus Ebola in Liberia. Lo rivela la CNN affermando che tre fiale di siero mai testato su un essere umano e noto come Z-Map sono state inviate nel paese africano la scorsa settimana nell'estremo tentativo di salvare la vita ai medici. I due pazienti, messi al corrente dei rischi, hanno firmato il consenso informato e accettato il trattamento. L'Ebola ha invece ucciso a Monrovia Fra Patrick Jamze, il religioso del Fate Bene Fratelli e direttore del locale ospedale. La sua testimonianza nel 2004 fu cruciale per far condannare a morte Cameron Todd Willingham. Ora Johnny Webb, ex detenuto che divideva la cella con Willingham, ammette di aver detto il falso in cambio di uno sconto di pena offertogli dal procuratore John Jackson. E quanto risulta da un'inchiesta giornalistica del Marshall Project pubblicata dal Washington Post. Ora due associazioni che si battono contro la pena capitale negli Stati Uniti chiedono che si apra un'inchiesta sull'operato di Jackson. Se questa dovesse confermare i risultati di quella giornalistica, si avrà ufficialmente in USA il primo caso di un innocente mandato a morte. Incidente per Donatella Rettore, la popolare cantautrice, durante un allenamento di agility dog è stata tirata a terra dal suo cane e si è fratturata l'omero della spalla destra. Ricoverata in ospedale per essere operata, la cantante ha dovuto fermare il tour estivo che aveva iniziato nelle scorse settimane. Va in affitto la casa di Charlie Chaplin a Los Angeles. I fan più facoltosi del genio di tempi moderni e luci della ribalta potranno quindi prendersi il lusso di vivere almeno un mese tra le mura che accolsero Charlot. Ma per abitare la casa di 140 metri quadrati in stile andaluso costruita nel lontano 1926 bisognerà sborsare un canone mensile di $6.250.